Carissimi amici della Pogonotomia, buona domenica e oggi FATIP, come si chiama? Contest, via utilizzare queste parole anglofone, va bene, FATIP Contest. Allora, tutti, questa bellissima iniziativa che è stata pensata da Matteo Preda, che ha sempre queste idee brillanti e queste iniziative, insomma, che rallegrano e fanno vivere, no, la nostra passione. Oggi è la giornata FATIP, il periodo FATIP, quindi video che si deve fare la barba col FATIP, ci mancherebbe ancora. Quale ho scelto io? Beh, io ho scelto quello da battaglia, quello che uso da battaglia. Questo qua, lo vedete che è andato via anche un po' la cromatura, no? Era un black chrome, è un black chrome. Vedete che però l'utilizzo l'ha reso così, come lo vedete. E questo non mi interessa, nel senso che tanti dicono: ma perché FATIP, le cromature? Ma ragazzi, quello che conta è la sostanza. Questo è un rasoio che va benissimo. Poi è chiaro che magari ha perso un po' di. Ma questo, ormai sono 3 anni, 4 anni che lo utilizzo, credo. Ed è uno dei miei più utilizzati tra i rasoi, diciamo, tra virgolette, da battaglia. Quindi FATIP si conferma anche nella praticità di tutti i giorni. Un rasoio assolutamente efficace, in particolare la testina gentile, che è quella che lo vedi in questo caso qua. Allora, come ci radiamo? Con una serie di anche di novità. Bellissimo, ma lo proveremo anche sulla pelle. Pennello in tasso nero Ardesia, manico di vetro di Murano. È veramente eccezionale. Guardate com'è lavorato questo vetro di Murano e com'è pratico, perché è molto tecnico, no? Per un montaggio molto agevole. Guardate questo ciuffo in tasso, che è un tasso con un si dice backbone, sì, comunque, approccio con la pelle, usiamo i termini italiani. Veramente morbido, ma non troppo, quindi non è assolutamente flopping, non fa flopping, non si smorza. Non so. E guardate che bella apertura del ciuffo, si è aperto come un fiore. Io l'ho semplicemente idratato per mezz'oretta e si è aperto come un fiore. E poi c'è la lavorazione del manico in vetro di Murano, eccezionale, anche bello da vedere e da impugnare. Chiaramente non deve mai cadermi questo, attenzione. E voi sapete che non è scontato. Allora, siamo d'estate, fa caldo, a me viene in mente l'agrume. Allora, Murano Cinielo, Bergamotto di Calabria, ecco qua. Bergamotto di Calabria. E ma cosa facciamo? Mettiamo. Ah, ecco, no. Altra novità. Bergamotto di Calabria l'abbiamo già utilizzato altre volte, ma quindi la novità è il pennello e la lametta Trig, che mi è stata donata insieme a un rasoio che ho acquistato. Eccola qua, la Trig. Che è della Trit. Vedete? E questa Trig, vediamo un po' come sarà. Qua dice: cioè, è della Trig, made in Pakistan, è proprio della Trit. E la Trig è Silver Edge Stainless Blade, quindi stainless. Vediamo un po' su questo. Fate il gentile, come si comporterà. Armiamolo subito con la nostra Trig. Doppia rivestitura, doppio incartamento. Attenzione sempre quando si scarta la lametta, a prenderla dalla parte non tagliente. Ogni tanto è giusto ripetere queste cose qua. No, qui il pettine l'ho già montato. Iniziamo già con gli svarioni domenicali. Ecco così, pettine. Così anche i principianti vedono come si monta una lametta in un rasoio e ce ne sbattiamo altamente le cosiddette, se
qualcuno dice, ma guarda l'allineatura, il fatto, no, perfetto, per me è perfetto. E anche se non lo fosse, non succede niente. Utilizziamo degli slant bar che sono così e poi ci scandalizziamo se magari si sembra che ci sia mezzo millimetro di differenza tra un lato e l'altro. Ma dove si, di cosa stiamo parlando? No, a parte gli scherzi. È la stessa cosa, va benissimo. Allora. Ciotola di ordinanza, Rocco Contini, anche questa con i colori dell'estate, questo sole del tramonto, sole caldo. Io monto così, non so se, faccio sempre così, non è una novità. Un po' d'acqua calda, ma anche nelle paste di sapone, ma leggera, ma una goccia, basta. Con il tasso, che non deve rovinarsi, attenzione, quindi piano con i movimenti circolari, ma andiamo a prelevare solo quelle punte, senza andare a compromettere ovviamente il ciuffo, cioè a metterlo a rischio. Solo con le punte, lo accarezziamo. E guardate cosa fa. Chiaramente ci va un po' più di tempo che con un maiale o con un sintetico, perché bisogna stare attenti a non rovinare il pelo, a non spezzarlo, ma il pelo è stato adeguatamente idratato. E noi con le punte andiamo a lentissimamente rodere il nostro sapone Bergamotto di Calabria di Donato Cignello. Ecco che avete visto che con un po' di pazienza, anche con il tasso e con un ciuffo così importante, si riesce a prelevare il sapone giusto. A questo punto il lavoro passa alla ciotola, accendiamo un po' d'acqua calda. Passa la ciotola e andiamo a montare in ciotola. Anche qua evitiamo, se possibile, movimenti circolari. Aggiungiamo un po' d'acqua calda. Ed ecco che qua abbiamo un montaggio fatto e finito. Non male. Allora, sciacquiamo il viso e iniziamo. Molto molto valido questo ciuffo, è molto tecnico come impugnatura, eh? Nero Ardesia. Allora, iniziamo la rasatura. Le trig mi sembrano abbastanza tranquille. Il gentile
È gentile solo sulla carta, eh. Però scherzi a parte, è gentile, assolutamente. È gentile, ma non fa complimenti. Eccoci qua. E il pelo è andato. Tocchiamo il viso. E andiamo. Barba in 2 giorni, eh. Ciuffo veramente ottimo, eh? Questo tasso di Nero Ardesia abbinato a questo manico in vetro di Murano. Devo fare attenzione quando lo poso, però. Allora, andiamo in obliquo. Il gentile con la triga risponde molto bene e scivola. E scivola. E devo dire in maniera soddisfacente. Ecco qua. Allora, vediamo un po' qua sotto se riusciamo a chiudere la parte di 2 passate, così non vi annoio e la domenica. Vediamo un po', allora, qua c'è ancora un pelino, ma qui non c'è più niente, qui nemmeno. Facciamo un po' di mappatura. No, c'è proprio ancora un pelino qua che eliminiamo. Ok, perfetto. Scattiamo il video. Sciacquiamo il strumento del mestiere. Gli attrezzi della rasatura con molta attenzione per il pennello e andiamo ad asciugare il viso. Quindi bergamotto di Calabria, quindi agrumi. Cosa ho messo in freezer? Lo scoprirete tra pochi secondi. In freezer ho messo Meissner Tremonia Aftershave Wild Oranges, quindi arancia wild, cosa vuol dire matta, non lo so, pazza, selvaggia, 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 non matta, Wild West, no? Bella gelata. Questo è veramente di grande qualità, questo aftershave.
comprato in Germania. Un agrumato che se la gioca con i migliori agrumati sul mercato. Ottimo. Allora, partiamo dal fondo. Questo è eccezionale. È un prodotto non economico, ma li vale tutti. Se riuscite anche a chiuderlo sarebbe fantastico, sì. Mater Tremonia, Dortmund, Arancia, Wild. Aftershave che veramente lascia una pelle morbida, elastica, insomma, ma tutta la linea Maestra Tremonia di Aftershave è eccezionale. Questo arancia poi molto, per me è molto estiva, è veramente ottimo. Come ottimo, ma l'abbiamo già provato, il sapone del bergamotto di Calabria. Adesso io ho fatto un pasticcio qua. No, eccolo qua. Bergamotto di Calabria di Don Arciniello. Che esprime appunto anche i sentori degli agrumi calabresi e lascia anche questo la pelle molto, molto morbida, questo è vegetale chiaramente, come tutti i saponi di extracosmesi, con estratto di limone, citrus, penso sia limone, pennello nero Ardesia. E qui stiamo di fronte a un prodotto artigianale italiano di grandissima non solo qualità ma anche estetica. È molto bello, bello da vedere, bello da maneggiare. Manico corto in questo vetro di Murano e ciuffo che si è aperto come un fiore a primavera. Guardate che roba. Un bel tasso morbido, non troppo morbido però, adatto anche a un montaggio come avete visto direttamente in confezione, non si è danneggiato per niente. Bisogna semplicemente utilizzarlo in maniera educata. Bello, mi piace, sono contento. E poi il protagonista del contest, Fatip, gentile, in questo caso, con la Meta Trig. Accoppiata, devo dire, vincente. La Meta Trig non è particolarmente aggressiva, ma neanche il Fatip. È semplicemente una questione di angolatura. Angolo di attacco della rasatura e di abitudine. Questo, come avete visto, guardate che battaglie che ha combinato questo. Questo ne ha fatte di rasature. E quindi uno dei miei rasoi più utilizzati era chiaramente un rasoio con cui io sono favorito, cioè nel senso che gioco in casa. E Fatip, azienda italiana artigianale, semi artigianale, diciamo artigianale perché io so che non, sono prodotti in maniera artigianale e che hanno magari delle imperfezioni. Possono avere, ma non conta, cioè voglio dire, se noi andiamo a guardare la sostanza, questo è un grande rasoio. Se guardiamo la forma, allora siamo liberi, ma non c'è problema. Non è che io sto giudicando, anzi, io ho rasoi bellissimi, credo anche di materiali molto più nobili. Ma questo è un rasoio che ha un rapporto qualità-prezzo elevatissimo e prestazioni eccezionali. E poi è veramente una delle eccellenze italiane. Sono contento che Matteo abbia avuto questa idea di creare questo omaggio a Fatip perché Fatip se lo merita e noi ci auguriamo che in futuro possa ancora essere protagonista sempre di più con magari prodotti nuovi che chi lo sa che già adesso sono stati sfornati dei rasoi con i manici più nobili, già uno si chiama proprio la linea nobile, mi pare si chiami nobile la linea, c'è il corno e c'è quello nero. E chissà che, che nella continuità, perché è così importante, nella continuità non deve esserci uno stravolgimento, non deve esserci una. Fatti possa creare magari in futuro cose nuove, ma chi lo sa. Ma io intanto mi accontento di quello che c'è. Fatti, gentile. Molto bene, io penso di aver detto tutto. Vi ringrazio molto, vi auguro buona domenica e buona barba a tutti. E grazie per le iscrizioni, grazie per chi tutti i giorni anima il nostro canale Instagram, al quale siete tutti, come sempre, invitati. Ciao a tutti!